Bentornati a Sonic Frontiers, siamo sempre qui sull'isola di Chaos, dove ci siamo lasciati l'ultima volta, cioè qui sulla struttura di difesa volante degli antichi con vista vulcano, che dovremo raggiungere perché è lì che si trovano i nuovi percorsi. Quindi direi di non perdere altro tempo e di andare, anzi andiamo con il turbo che è più veloce, però qua un altro drop dash si fa volentieri. Ora, qua tagliamo un po' la strada da questo percorso, così almeno raggiungiamo subito il token senza problemi. E poi c'è un altro percorso. Qui però voglio prendere i coco. Bene. Ci colleghiamo in combinazione con l'altro. E voilà! Ora, qui l'ultima volta mi sono dimenticato un token perché era nascosto e me ne sono accorto soltanto dopo, in seguito, quindi andiamo a recuperarlo. Perché è un token, se vi ricordate questa parte, che è nascosto qua sotto, nascosto da delle casse. Qui era il momento in cui avevo perso gli anelli, che ero stato colpito, quindi ero un po' distratto, ecco, un po' inferocito. Però adesso torniamo indietro. Perché abbiamo un percorso prestabilito da seguire per poter appunto prendere tutto in questa zona e non dimenticare niente. Saliamo e eliminiamo il nemico che ovviamente ci dà qualcosina. Non ovviamente, però. Siamo stati fortunati. Qui prendiamo anche questo token, così almeno ce lo togliamo subito dai piedi e sblocchiamo il mistero. Anche perché la mappa ci sarà molto molto utile. E qui c'è un bel po' di roba da prendere. E c'è anche Tails. Ora andiamo dentro la capanna perché c'è un tesoro nascosto e dei coco. E mi chiedo se questi coco fossero qui, sapete, per... Raccogli dall'isola ciò che ti serve per poter trionfare. Cerca chi chiamano coco venerabile, così da aumentare la tua velocità e la tua energia. Cerca chi chiamano coco eremita per scambiare l'una con l'altra. O porgi qualcosa in offerta per aumentare la tua forza e la tua resilienza. Fatti guidare dai tuoi compagni per esplorare al meglio l'isola. Varca i portali di Ola per trovare le chiavi e le risorse di cui hai bisogno. Tutto ti sarà utile durante il tuo viaggio. Ok, questo mi confonde un pochino. Allora, prima di tutto volevo dire che non so perché i coco siano qui, forse per ripararsi dal disastro che appunto è avvenuto sull'isola. E secondo, adesso la voce mi confonde un pochino perché io ho sempre quasi dato per sicuro, per certo, che la voce fosse il nemico principale. Perché anche se Sonic si vede che sta male, non si interessa assolutamente del suo stato di salute. Ok, qui ho fatto tutto, dobbiamo andare di là. Però questa cosa che ci ha detto, cioè di cercare i coco venerabile, coco eremita, mi fa pensare che comunque, cioè, perché dovrebbe chiedere di cercarli per potenziarci se poi vuole essere il nemico finale? Cioè, No, vabbè, qui torno dopo. Non lo so. Attenzione alla trappola qua. Questa me la ricordo. E andiamo a prenderci il nostro gettone. Cioè, forse ci vuole far potenziare per sconfiggere i titani, ovviamente.
Però a quel punto, se i titani erano governati dagli antichi, perché i Koko ci aiutano a sconfiggerli? Cioè, potenziandoci. A meno che non pensino che ci stiamo potenziando per sconfiggere la voce, in una specie di doppio triplo gioco. Non so se seguite il mio ragionamento. Qui c'è un seme. E poi possiamo tornare indietro. Non lo so. Sono abbastanza confuso. Però in quest'area dovremmo aver finito. A parte questo. No. Perfetto, e quindi adesso ci dedichiamo a questa piccola zona. Ma prima prendiamo questi Koko. Olè. Seme rosso. Insomma, questo intervento della voce mi ha più confuso che altro. Lo so che è solamente un tutorial, quindi in teoria non dovrei vederci troppo, non dovrei sovrainterpretare, però... non lo so, magari ci vedo un po' troppo mistero, non lo so. Era giusto comunque farvi notare ciò. Anche perché voglio rendervi partecipi dei miei ragionamenti. Giusti o sbagliati che siano, poi questo si vedrà alla fine. Attenzione a questa rail perché ha delle trappole, come vedete, quindi magari è meglio andare un po' più lenti qui. Perfetto. Zona completa. E adesso ci possiamo dedicare al prossimo segmento. E vabbè. Benissimo. E andiamo verso la torre. Ah, c'era anche un Koko che sono riuscito a prendere. Dal suono almeno. Poi magari ricontrollo. Ma al momento bisogna salire in cima. Per prendere il collezionabile. Altri Koko. E c'è un tesoro nascosto che è un ingranaggio. Possiamo riscendere adesso. Ma prima cerchiamo di prendere anche quel gettone lì in quel percorso e tagliamo la strada, che è molto più semplice. Questa è anche forse un po' la bellezza del gioco, perché ti danno anche l'opportunità di tagliare la strada anche in questi percorsi molto 2D. Cioè solo 2D. Super combinazione che ci porta di nuovo indietro all'area precedente, dove abbiamo sentito la voce. Che però, appunto, dobbiamo tornarci per... prendere un altro po' di token. Vabbè, lo riprendo dopo quel seme blu. Prima andiamo da questa parte qua. Voglio fare tutto per bene e prendere tutto, almeno non ci pensiamo più. Ora torniamo indietro. E dopo questo vado a prendere quel seme che abbiamo perso. Vediamo se riesco da qua. Va bene, va bene. Ok. Ora andiamo dalla strada normale. E finalmente possiamo stare un pochino più tranquilli. Oh,
Vabbè, prendo tutto allora. Qui ci sono un po' di nemici. Vediamo un po' se ci lasciano ancora qualcosina. Sì. Nulla di che. In realtà, però. Meglio di niente. Bene, tra l'altro dovremmo già aver finito la zona perché la zona della torre è completa, quindi si può proseguire. E questa è la zona in cui c'è Tails. Ma prima ho fatto tutto, credo. Sì. Va bene. Allora, andiamo prima di tutto a sbloccare la mappa. Anche se voglio prendere tutti i coco. Perfetto. Un'altra corda da saltare. Ah, sono stato toccato, ero troppo in là. Rispetto all'altra questa è molto più lenta, forse perché dovevamo sbloccarla prima. Però ognuno poi si sceglie l'ordine che vuole, eh. E infatti la faccio verso la fine, in questo momento. Ok. Stiamo proseguendo molto bene per essere. Allora, bisogna tornare su, però usiamo il bounce pad. Perfetto. E andiamo a parlare con Tails a questo punto. Cosa darei per poter studiare per bene questa antica tecnologia? Non credo che si trattasse di un'arma a proiettili. Niente antiche palle di cannone, eh? Aspetta. Pensi che fosse un'arma a raggi, come quelle dell'Egg Carrier? Esatto. Sembra che avesse una batteria e fosse indipendente da fonti di energia esterne. Inoltre, la sua potenza è pazzesca. Avrebbe potuto radere al suolo una montagna, quasi al pari del cannone dell'Eclissi. Ma quello era collegato al reattore dell'Ark. Questo è autonomo. Ah, la tecnologia degli antichi è fantastica. Sì, tutto molto bello, ma hanno costruito questi affari per difendersi. Wow, quanto deve essere forte un nemico per arrivare a creare un'arma simile. Questo è molto interessante perché vuol dire che questi cannoni sono le uniche cose che funzionano senza gli smeraldi del caos. E che quindi è il motivo per cui la forza che ha distrutto la civiltà non può entrare nel pianeta. Perché ha paura non solo di questi cannoni, ma anche probabilmente dei titani. Questa è la mia teoria. Dato che i cannoni sono sempre attivi. E il fatto anche che abbiano citato l'Ark, beh, è una piccola chicca. Anche perché vuol dire che sono molto più potenti di un cannone che ha distrutto metà della luna, anche se la vediamo lì sullo sfondo. Però sapete. È girata dall'altra parte, almeno così si dice. Perfetto. Proseguiamo. E stiamo tornando nella parte dove abbiamo iniziato. Qui c'è una rampa. E attenzione qui a gestire bene il turbo perché altrimenti si rischia di cadere di sotto, proprio di morire. Vedete, c'è anche lo spider che avevamo visto, il primissimo spider che avevamo visto. Che mi sa che ci toccherà affrontarlo. Eccoci di nuovo qua. Riprendiamo quel seme rosso che avevamo trovato.
E prima di affrontare il nemico, finiamo di ripulire la zona, perché qua c'è ancora qualcosina. Anche perché poi dopo il nemico andremo nell'ultimo isolotto che si può sbloccare tranquillamente, liberamente, esplorando. Perché poi in realtà ne abbiamo ancora uno. Qua c'è un'altra parte prima di andare lì. Poi c'è ancora un isolotto che però si può sbloccare soltanto con la storia. E quello lo vedremo poi. Perfetto. Sono belle da fare le combo qua, eh. Bisogna dire. Ok, qua ci sono altri due token particolari che non avevo visto la prima volta che siamo arrivati qua. Però è anche normale. Uno piano piano, anche esplorando l'isola, capisce bene anche i punti di riferimento e si comincia a capire dove andare. E torniamo indietro. Dopo questo ce ne dovrebbe essere ancora uno verso la nave di Eggman. Prendiamo questa strada, dai. Eccolo là. Perfetto. E ora possiamo andare a sconfiggere il nostro mini boss. Non c'è più niente qua. Come token mancano soltanto quelli nell'area vulcanica, però ci penseremo poi. Eccoci arrivati. Voglio provare una cosa però, fatemi provare. Niente, è stato inutile, perfetto. Adesso so che non si può parriare il colpo. Però se non si prova, uno non lo può mai scoprire. Bisogna sperimentare ogni tanto. E volevi. E via. È giusto scoprire nuovi metodi per eliminare dei nemici in modo magari più veloce, come anche tipo le gambe di Asura o Asura che sponano degli ingranaggi, non tutti lo sanno. Però solo sperimentando si possono scoprire queste cose. Adesso sappiamo che le gambe non si possono evitare, cioè bisogna evitarle, anzi, non si possono deviare. Ma non importa. Però mi ha tolto un sacco di ring, vabbè. Pensavo me ne avesse tolti di meno, onestamente. Quindi mi devo vendicare. E prendi questo. Questo è per i miei ring. Sì, non credo ormai ci servano più tanto gli ingranaggi, però va bene. Moneta viola. C'è un coco e un'altra moneta qui sopra. Perfetto, e possiamo andare. Recuperiamo un po' di anelli, dato che li ho persi. Allora, qua in teoria c'è un altro gettone per il ritorno, però dovremo tornare indietro, quindi non c'è problema. Partiamo velocemente prima che quell'uccellaccio ci prenda, che non ho proprio voglia. Oh. Oh. Via, via, via. E arriviamo al portale viola, però prima
dobbiamo andare a sbloccare l'ultima, anzi, il penultimo pezzo di mappa. E c'è anche Tails, tra l'altro. Vediamo cosa ha da dire. Ehi, hey, Tails, per caso sai dirmi se le rovine con questo simbolo hanno qualcosa di speciale? Non posso esserne certo senza un esame accurato, ma non mi sembra rilevante. Ma è rilevante il quantitativo di dati conservati dopo tanti anni. I danni sono trascurabili e le mappe sono precisissime. Per non parlare di come riescano a proiettare la mappa direttamente nella mente dell'utente. Già è difficile farsi capire dagli amici. Figuriamoci da una qualche civiltà remota. Già, peccato che non diano risposte a tutti i misteri dell'isola. Hai ragione comunque. Una civiltà basata sul potere della mente è davvero impressionante. Vedete, queste sono le cose che mi piacciono da impazzire, quando le meccaniche di gioco vengono spiegate in game con la storia, cioè sono contestualizzate alla storia che sta accadendo, agli avvenimenti che stanno accadendo. Lo so che era già stato illustrato in Kronos attraverso Amy, però è anche figo vedere la conferma da Tails che questa mappa in realtà esiste nella testa degli utenti che, diciamo, risolvono questi misteri. Ultima fiamma, ma prima recuperiamo un po' di coco. E dovremmo esserci. Anzi, ne vedo un altro lì. Quindi prendiamo la cassa e il seme rosso. E poi l'ultimo coco. E andiamo a farci questo ultimo side loop. Ah, ce n'è un altro, ho visto. Ah, ma ho dimenticato un token laggiù in fondo. E vabbè, lo recupererò poi. Prendiamo tutto. E poi torniamo verso la torre. Però devo andare da questo percorso, no, facciamolo bene, altrimenti poi si rompe la camera. E questo è uno. E ora ci manca soltanto quello. Oh oh. Dai. Niente. Vabbè, allora me ne vado. Ci manca quello in cima alla torre. Mamma mia, che tirchi. Potevano darci qualcosa. Token. Tesoro nascosto, che un altro ingranaggio. Cosa c'è qua? Qualche seme? No, niente. E possiamo scendere giù dal portale viola. In questo bacino di pesca ci sono 16 pesci nuovi, oltre a tutti i precedenti, quindi cercheremo di completarlo nel più breve tempo possibile. O almeno io cercherò di completarlo nel più breve tempo possibile, dato che voi non vedrete esattamente tutto. Però andiamo ad incontrare Big. Zona di pesca est. Bentornato. Grazie, Big. Ti interessa provare? Ti presto una canna da pesca. Oh, abbiamo soltanto poca roba da prendere, onestamente, però ci accontentiamo. Cominciamo con la pesca. Sì, direi qui. E il primo pesce è... un granchio che però avevamo già, e quindi da qui in poi ci saranno solamente nuovi pesci.
Ok, siamo tornati al granchio che, come vi avevo detto in precedenza, avevamo già. E questo vuol dire che abbiamo già fatto tutto il giro e quindi dovremmo aver catturato 16 pesci. Quindi andiamo a controllare subito se il numero corrisponde. 1. Dieci. Sedici. Perfetto. Però voglio prima controllare una cosina. Aspetta l'alligatore. No, niente. Voglio vedere se ci sono riferimenti ad altri personaggi o cose. No, niente. Speravo in un riferimento a Sally Acorn. Però niente. Questo è interessante. Spero si possa tradurre in qualche modo se si riesce ad interpretare l'alfabeto degli antichi, perché mi piacerebbe vedere cosa dice. Però vediamo poi in seguito. Se ci riuscirò, lo saprete. Andiamo a scambiare i gettoni e prima di tutto prenderei Coco. E poi il resto facciamo un mix di semi. Ok, abbiamo preso tutti i semi, abbiamo preso anche dei ring per andare al massimo, quindi possiamo uscire dall'isola. Grazie mille Big di tutto comunque, mi sono dimenticato di salutare, però vabbè. Dovrebbe essere completo, quindi vediamo. Ah vabbè, abbiamo anche la mappa di Coco Venerabile, Coco Eremita. Completo, perfetto. Siamo a postissimo. Detto questo, io concludo l'episodio. Nella prossima parte andremo a recuperare i token che ho lasciato indietro, che mi sono dimenticato, e i nuovi token nell'area appunto del vulcano. E poi affronteremo la storia, e quindi ci sarà forse l'ultima parte di Chaos. Il prossimo episodio sarà la penultima o l'ultima parte, non lo so, vedremo. Dipende dal tempo. Detto questo, mettete un like se vi è piaciuto, commentate e condividete per far crescere il canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e premete la campanellina per rimanere aggiornati con tutti i miei video. Vi ringrazio veramente tantissimo di essere qui con me, soprattutto in questo periodo molto festoso. Grazie ancora e vi mando un caloroso abbraccio e un grande saluto. Alla prossima, ciao ciao!